Ok, però allora dobbiamo entrare velocemente anche perché perdiamo tutto il coso. Ok. Ma cos'è? Ragazzi, ma cos'è? Cos'è? No, 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 cosa sei tu? No, 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 che cosa sei? Cosa? No, 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 fermi tutti, che cosa è questa cosa? Oddio, 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 oddio. Cos'è? No, mi sono avvicinato al mare. No, ragazzi, il mare è posseduto. Non sapete cosa sta succedendo in questo momento. È veramente un casino, è veramente un casino. E io ho un caspita di coso che si sta avvicinando a me, ma sapete cosa faccio? Adesso me ne salgo proprio. Via qua, 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 qua. Ok, così, 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 così. Bene, 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 bene. Ok. Ci siamo allontanati da quel tizio orribile. Adesso ci facciamo immediatamente una spada o un'ascia, magari, che così fa più danno anche. E adesso mi avvicino pian piano a sto tizio. Magari salgo sull'albero, da questa parte, così lo picchio. Pam! Pam! Ma cos'è, tipo un villager posseduto? Cosa è successo? Ma è morto in questo modo? Ma avete visto, ragazzi? Adesso io prenderei un attimo questa camera. Cos'è successo? Qua si è sdoppiato tutto. E farei le foto alle anomalie che vedo. Allora, caspita, dovevo pensarci anche prima, ragazzi. Devo fare la foto a quel caspita di villager, perché così potevamo documentare il fatto che c'era qualcosa che non andava, come quel villager. Aia, 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 dobbiamo stare attentissimi. Mannaggina, che pizza, perché eccoci. Ci sono gli zombie qua che arrivano. Allora, dobbiamo farci immediatamente gli attrezzi di cose. Poi lì c'è qualcosa in quel mare, ragazzi. Appena ci avviciniamo. Ah, morco due, che schifo! Il ragno. Appena ci avviciniamo succede un casino, ma veramente un casino enorme proprio. Quindi adesso mi farei il piccone appena uccido questi zombie. Ora siamo abbastanza al sicuro, in teoria. Quindi facciamo così. Adesso ci facciamo un picconcello. Quindi togliamo quest'ascia di mezzo. Ok. Ma cos'è? Ma ragazzi! Oddio, ma ho il superpotere dello scavaggio! Ma what? Ma cos'è successo, ragazzi? Ma mi piace un sacco sto superpotere! Possiamo prendere un sacco di materiali utili, ma tipo velocissimamente. Bene, bene così, bene, bene, bene così. Non ci serve nemmeno chissà quale tipo di piccone. Ecco, tipo, prendiamo il ferro in 2 secondi. Ogni cosa! Bene, 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 prendiamo un sacco di cose. Ecco, tipo. Aspetta, 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 aspetta. Questa anomalia. Ok, scattata, scattata, scattata. Che cos'è? Sì, vedete, mi ha fatto proprio la foto. È un po' più spenta la foto, ma probabilmente può anche essere messa magari tipo sul muro, forse. O magari serve tipo un item frame. Ah no, si può vedere così se clicchi il destro. Ok. Ok, bello, bello, bello. Quindi questa è un'anomalia. Ricordiamoci sempre di fare le foto perché queste anomalie qua, ragazzi, sono tutte prove del fatto che noi siamo in un posto molto strano. E prendiamo anche questi oggetti perché. Aquamarine gem. Che sono delle gemme tipo di acqua. Ok. Allora, io mi farei però una spada di pietra. E poi dopo magari andrei all'acqua, che abbiamo trovato dell'acqua qui. Anzi, anche un'ascia di pietra, così riusciamo a tagliare il legno, tutte le cose più velocemente, così. Ok, perfetto. Ricordiamoci che abbiamo la cosa qui, la fotocamera, e dobbiamo utilizzarla. Ecco, una cosa che dovrei fare prima. Io però mi voglio avvicinare. No, eccoci, gli scheletri. Vediamo un attimo se mi avvicino, cosa succede. Oddio, non sentite! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Cioè, c'è una voce in inglese che dice. Ti vedo. Non vuoi che. No, non voglio che tu mi veda. Ok, però. Allora, andiamo a prendere immediatamente un pochettino di queste cose qua. Tipo di pecore, di cibo. Perché. Peraltro è notte da un bel po', ragazzi. Ma mi sbaglio o c'era qualcosa qua vicino? Forse era solo l'Enderman e l'ho visto male. Ok, togliamo gli zombie. Ma scusate un attimo. Rendetevi conto di una cosa. E questa è un'anomalia, eh. Questo è un qualcosa che non va. Perché non c'è nessuno oltre agli zombie? Non c'è nessun animale, niente. Ma veramente, ma perché quando faccio questi mondi ci sono tutte queste cose strane? E tipo non spawnano le cose che dovrebbero spawnare, quindi i maiali, i polli, le cose. Questo è sempre un segno, ragazzi. E anche nei vostri mondi, se mai vi ritrovate a non trovare niente, state attenti in giro perché potrebbe esserci qualcosa di strano. Ora non è garantito, chiaramente, non succede per forza, ma nel caso potrebbe esserci qualcosa di strano, ragazzi. Quindi questo è un consiglio che vi do, perché noi siamo i cacciatori del mistero, noi cacciamo sempre i misteri, sempre,
anche quando non guardiamo i video, ma siamo sempre tutti quanti dei cacciatori del mistero alla fine, perché a noi ci piacciono un sacco i misteri. Sentite, ma dove... Ah, una pecora, finalmente! Ciao, pecora! Vieni con me! Ti devo uccidere! Sono più inquietante io in questo momento, perdonami, lo so. Ti devo uccidere, però... Ok, ci prendiamo del cibo, e qua vedo una miniera, e ragazzi... Noi abbiamo bisogno di oggetti, Noi abbiamo bisogno di oggetti. E non possiamo ignorare questo bisogno che abbiamo, Quindi dobbiamo soddisfare questo bisogno e andare a prendere gli oggetti. Ma tanto noi abbiamo il super piccone qua. Bellissimo, bellissimo. Ma dai, ma poi guardate, non si toglie nemmeno la durabilità. Ma che bello. Ok, prendiamo la pecora che ci dà cibo, ci dà cose. Oh! Ma che caspita è stato? No ragazzi, mi sto mettendo a piangere. Ma avete sentito? No, ma cos'era? Era un... No, ma cos'è stato? Perché ho ucciso quella pecora? No, non mi uccide lo... Tua madre invece non... Proprio non mi avrai mai, non mi avrai mai. Mi spiace, io me ne vado proprio via. Ok, ricordiamoci quindi qua che ci saranno dei suoni molto inquietanti, ragazzi. Quindi non dobbiamo spaventarci, ok? Quindi adesso entriamo tipo in una cavernina qua sotto. Attenzione che qua poi dopo cose succedono, cose ovviamente. Mettiamoci proprio i blocchi qua. Ok. Togliamoci di... Allora, prendiamo il piccone perché tanto scava tutto quanto velocissimamente. Ok. Chiudiamoci di nuovo dentro perché sennò poi dopo diventa un problema. Allora, io farei una roba, raga. Cos'è? Ma raga, ma... Cioè, allora, sono io pazzo. Ma a me... Scusate un attimo. A me sembra tipo un tizio che fa... Cioè, potrei averlo fatto io, ma giuro che non sono stato perché stavo parlando. Non so, è strano, ragazzi, questa cosa. Molto, molto strana ed inquietante. Però, adesso ci mettiamo queste cose qua. E almeno possiamo mangiare tanto, tanto, tanto cibo. Ok, adesso si cuocerà tutto quanto. Noi intanto proviamo ad uscircene da qui. Grazie a Dio che abbiamo questo piccone, veramente. E così possiamo prendere tipo un botto di legno. Ogni cosa che ci... Che troviamo. Poi sotto, ragazzi, c'è un portale. Io l'ho visto all'inizio, ma ci torniamo lì. E non vi preoccupate proprio, che ci torniamo immediatamente lì. Allora, mettiamo qua il cibo che ci serve. Oh, cos'è? Oh, ovviamente ricordiamoci sempre di fare le foto alle anomalie. Tipo lì, purtroppo non posso zoomare perché non ho la cosa per zoomare. Però mi sarebbe stato utile in questo momento, perché non so, questi villaggi anche possono essere maledetti, perché prima abbiamo trovato un villager completamente impazzito. E quindi sapete com'è. Oh, oddio, è vero, io mi devo ricordare che c'ho il super piccone. Ma non è perché è di legno, ragazzi. È che tutti i picconi evidentemente c'hanno questa cosa. Quindi anche se avessi un piccone in pietra o in diamante, avrebbe sempre la stessa velocità e lo stesso scavaggio. Quindi strano. Però me lo accollo, me lo prendo tutto quanto. Dico, vabbè, ok. Quindi prendiamoci le mucche, così almeno abbiamo del cibetto in questo modo. Ok. Abbiamo detto che dobbiamo prendere anche gli oggetti, però tipo il ferro, ecco il carbone. Vabbè, il carbone ci serve per cuocere il cibo. Per fortuna che abbiamo la possibilità di vedere tutto quanto. E quindi non... cioè non dobbiamo farci le torce, eccetera. Quindi per fortuna che abbiamo fatto questo. Però sapete cosa? Dov'è il ferro? Ecco, anche questa mi sembra un'anomalia, ma... Non è vero, non è un'anomalia questa. Sapete cosa faccio? Facciamo questa cosa. Ad una certa troviamo pure il ferro. Facciamo così. Da qualche parte il ferro, ragazzi, ci doveva pure essere. Ma anche i diamanti. Cos'è? Ok, non ho ancora trovato il ferro, purtroppo. Però fra poco lo troviamo. Dai, impossibile che non lo troviamo. Su! Fatti trovare ferro. Madonna che bello comunque. Veramente bellissimo scavare. Vabbè, il carbone non me ne frega niente. Dammi il ferro. Dammi il ferro. Ti prego. Ho bisogno del ferro. Datemi il ferro. Ho bisogno del ferro. Non mi interessa. Ma ti pare che mi interessa sto coso? Non mi ricordo neanche come si chiama. Eccoci. Bene. Bene. Perfetto. Allora, andiamo un pochino più in fondo. Vabbè, però ho capito. Qua diventa un casottino. Cos'è? Cos'è stato? Ma che... Ma ragazzi, vi giuro, è assurda sta cosa. Oh, del ferro, grazie, grazie, grazie. E dobbiamo farci l'armatura, ragazzi. Per forza ci serve il ferro. Oh, quanto ferro che c'è qui, vedete? Più si scende, più si trova ferro. Allora, non è un'anomalia questa. In teoria non...
non so, magari poteva anche essere un'anomalia quella, non lo so. Però, allora, per chi non avesse capito, ragazzi, le anomalie cosa sono? Sono delle cose, delle manifestazioni del gioco che non sono propriamente normali. Tipo, non trovare il ferro è una cosa anormale di solito, perché il ferro poi su Minecraft è anche abbastanza comune, no? Potrebbe essere almeno, poi non dico garantito che è così, ma quanto ferro... Ecco, però, ragazzi, scusate, ma a me sembra strano, no? Ma com'è possibile? Perché qua c'è tutto sto ferro invece? E prima non c'era niente? Aspetta che qua... Ok, prendiamo le immagini anche che sono importanti. Ma allora vedete che non sono impazzito io. Ovviamente prendiamo tutto il ferro che... perché ne abbiamo un sacco qui a portata di mano. Ma col cacchio mica lo lascio qui che siete fuori. Bene, bene, bene. E siamo ritornati qua. Ora dobbiamo stare super attenti alle minacce di questi tizi strani dell'acqua. Eccolo, sentitelo. Madò, che brutto che è. Ok, però era da questa parte, mi sa. Quindi andiamo da questa parte. C'era il tizio... No, vabbè, sono caduto nell'acqua. Però qui, ok, c'è il portale che avevo detto, ragazzi. E questo, vedete, è proprio un portale fatto di... Ah! Ma cosa... What? Ma com'è possibile? Ma guardate, ma sto facendo dei voli assurdi. Ma... No, vabbè. Ok, allora, cerchiamo di non prendere sti blocchi qua, perché... Vedete, fanno proprio delle bolle che sono super forti. Ok, però, allora, dobbiamo entrare velocemente, anche perché perdiamo tutto il coso. Ok. Siamo entrati? Attenzione che siamo entrati. Oh, ok, perfetto. Perfetto, è proprio... Ma ragazzi, questa è proprio una nuova dimensione. Oh mio Dio, ragazzi, siamo finito dentro una... Nuova dimensione? Allora, vediamo un attimo, perché questo posto non lo conosco. Peraltro, io so che ci dovrebbe pure essere un sottomarino che possiamo utilizzare. Oh, oh mio Dio, aspettate! Allora, a parte che bellissimi colori, ma non si vede nemmeno il fondale! No, vabbè! Ok, aspetta. Facciamo così. Mettiamo proprio... Perché così facciamo... Ok. Per ritornare proprio indietro. Oh mio Dio. Allora, fermi tutti. Punto primo. Capiamo che cacchio è questo legno. Perché veramente... Ma quindi praticamente... Questa è tipo una dimensione maledetta dove c'è solo acqua. In teoria, una roba del genere. Quindi prendiamo tutto questo legno. Che tipo di legno? Palm log. Quindi questo è praticamente del legno di palma, mi stai dicendo. C'è anche l'olio di palma. Oddio, non scaviamoci troppo sotto, perché sennò poi ricordiamoci sempre che questo super piccone è assurdo. Ah, ma ragazze, dobbiamo farci la foto. Cioè, che poi sembra tipo una roba di un selfie. No, no, dobbiamo fare proprio la foto alla profondità di questo posto. Ok, fatta. Che però l'ho droppata qua perché non c'ho mai spazio nell'inventario. Buttiamo la carne di zombie, tanto che ce ne frega. E quindi... Oh mio Dio. Oh, cos'è? No, 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 di nuovo... No, ragazzi, mi spavento. Cos'è? Poi perché la luna qui si vede così poco? Fermi. Allora, facciamoci una roba. Facciamoci una barca, prima di tutto, per viaggiare un po' in questo posto e trovare un attimo delle cose, perché, raga, cioè... Ma non si può fare... Non si possono fare i log normali. Cioè, questo legno è inutile, praticamente. Ok, questo è interessante. Quindi facciamo così. Ragazzi, c'è una cosa che però mi... Per prime, il fatto è che non posso creare niente con questo legno. Cioè, questo è proprio del legno di palma, no? Peraltro, mio Dio, ricordiamoci il posto da dove stiamo arrivando. Perché il portale è qui. Allora, facciamo così. Ora sappiamo perfettamente dove ritornare nel caso abbiamo bisogno. Quindi ora possiamo addentrarci nell'avventura di questo posto veramente strano. No! No, basta! Continua a dirmi, ehi, ti vedo... Non è vero, non mi vedi, chiunque tu sia non mi vedi, anche perché... Ah, ma forse è il mare che parla. Ragazzi, perché non è una persona, sono sicuro. Cioè, beh, almeno in teoria, cioè, una persona non può seguirmi, quindi è per forza un mare. Cosa ho trovato? Ho trovato un signor sottomarino. Oh mio Dio, che bello. Sì, posso utilizzare il sottomarino per andare in profondità. Quindi ora dirigiamoci verso il fondale. Oddio, che bello, possiamo esplorare questo fondale assurdo. Ma basta.
No, ragazzi, però... cioè, io mi sto esaltando un po' troppo, anche perché purtroppo qui... Oh mio Dio, cos'è? Ma questa è tipo la città di Atlantide! Allora, per chi non lo sapesse, Atlantide è un'antica... allora, è una leggenda molto antica. E proviene dai proverbi, appunto, da ciò che dicevano le persone che abitavano i tempi del passato. Perché dicevano che loro vedevano, o comunque erano entrati in contatto con questa città e con queste persone che si chiamano Atlantidei. I signori... allora, gli Atlantidei sono quelli che vivono in queste città sottomarine e hanno tecnologie assurde, molto diverse dalle nostre, e sono veramente, veramente assurdi come popolazione, e si nascondono nei fondali marini. Ed effettivamente, in questa dimensione, sembra prendere un pochino il discorso degli Atlantidei. Però si dice anche oggi che la città di Atlantide sia stata trovata, ma purtroppo nessuno più abita in questi posti. Come vedete, ragazzi, purtroppo è così. Oh, ho trovato pure una spada. Ma peraltro, perché io non... cioè, non ho bisogno di respirare, eh? Vedete? Cioè, ora che ci penso, ho la respirazione infinita. Beh, buttala via, insomma, ottimo. Ne sono molto felice. Poi qua ci sono un po' di cose. Oh, ovviamente noi le prendiamo tutte, mica... Ecco, l'unica cosa che possiamo buttare è anche la fotocamera, perché la fotocamera, tanto ne abbiamo già una e ci occupa solo uno spazio in più nell'inventario. Allora, quindi effettivamente sembra che queste città sottomarine siano state abbandonate ormai chissà quanto tempo fa. Oh mio Dio, chissà chi ci viveva qui. Vedete, sono proprio Sharpness 4. Ecco, questa è addirittura più potente in realtà di quella che ho già. Questa è pure dei pantaloni che mi dà pure un sacco di armatura che... oh, prendiamo. Ma poi, raga, io... oh, pure questa. Perfetto, 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 perfetto. Ottimo. Quindi... possiamo esplorare questi fondali anche per trovare degli oggetti che magari avevano questi Atlantidei, questi abitanti del passato di queste città sottomarine. Chissà qual è il mistero che si nasconde dietro questi signori che vivevano in questa città antica del passato. Cioè, e poi dopo tutte queste cose che sono rimaste qua raccontano proprio una storia che ormai è celata appunto in questo passato ormai infinito. Assurdo comunque. Vedete, ragazzi, noi siamo dei assurdi, proprio cacciatori del mistero incredibile. Vediamo poi pure cose assurde. Oh, bene, bene, queste cose le prendiamo. Questo Thorns mi fa. Poi, oh, comunque queste cose danno proprio, ognuna ha degli incantesimi particolari. Che? Oddio, avete sentito? Oddio, cos'era? Cos'è? Ragazzi! Ma quella è la luna, ragazzi. Non so se voi vedete la parte anche sopra, ma io vedo tipo una parte sopra, mi sembra la luna. Ma cos'è? Ma si è arrabbiata la luna con noi? Perché? Forse perché abbiamo scoperto la città di Atlantide? Anche perché nessuno in realtà l'ha mai scoperta. Cioè, si dice che qualcuno, qualche pazzo esploratore l'abbia scoperta, ma di solito nessuno è mai tornato indietro per poterlo raccontare. Oddio. E allora come caspita si fa a sapere che esiste, ora che ci penso? Non so, cioè, ci sono tante cose discordanti riguardo a questo mistero degli Atlantidi. Però io sono molto contento di esplorarlo insieme a voi. Ovviamente usiamo sto piccone del cacchio che ce l'abbiamo, regà. Cioè, mica siamo sott'acqua e ci rompiamo le scatole, che siamo pazzi, no? Mica siamo pazzi. Ecco, tipo, qua che cacchio, perché non è spawnato niente? Vabbè, andiamo e prendiamo il nostro stomarino, magari troviamo altro. Volevo trovare anche, tipo, il caschetto, così abbiamo direttamente tutto quanto. Però, a sto punto, il ferro non ci ha nemmeno servito, in realtà. Assurdo! Quindi, ma, ragazzi, ma vedete che proprio qua non c'è niente, non c'è nessuno. Poi, ma dov'è il mio sottomarino? Sottomarino? Sottomarino, dove sei finito? Ho bisogno del sottomarino. No, riga. No, 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 datemi il sottomarino, per favore. Dove è il sottomarino? No, il mio sottomarino, dove è finito? Dove è finito il mio sottomarino? No, ti prego. Cos'è? Oddio mio. Ma
poi che cacchio è sta roba, ragazzi? Ma è tipo un vulcano? Solo ora lo vedo, peraltro. Aspetta un attimo, devo vedere. Ma perché sto nuotando così piano? Veloce, 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 nuota. Ah no, pensavo fosse una barca, invece sono altre case. Ma io c'ho un sacco di voglia di esplorarle, queste case. Mica, cioè... Ora non vorrei troppo annoiare, però insomma... abbiamo trovato pure il caschetto, vedete ragazzi? Che bello! Addentriamoci nei fondali oceanici. Oddio, non so se farlo, ragazzi, ho paurissima. Mio Dio! Ancora non sta succedendo niente, quindi... Ok, questo ti attira nel fondale, aspetta. Vabbè, ma si fa più velocemente se vado io così. Ok, vediamo un attimo che cacchio c'è qua. Questo è un altro tipo mezzo vulcano. Un'altra formazione. Cos'è? Ehi. Cosa siete voi? Fanno tipo i suoni dei fantasmi. Ma poi come fanno a scomparire? What? Oh no, 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 me ne vado, me ne vado, me ne vado. Cosa sta succedendo? Madonna, raga. Cos'è successo alla luna? Ma perché la luna sta diventando così, ragazzi? Ma perché? Ma che cosa sta succedendo alla luna? Perché è tutta così nera? Ma allora vedete che c'è qualcosa di strano. Potremmo fare più video per trovare tutti i misteri di questi posti, perché in effetti è infinito. E quindi lasciate like se lo volete e commentatemi. Sì, Dunis, fai altri video di questo tipo e io li farò. Al prossimo video, ciao!